diluvia su Pescara domenica 19 maggio nel giorno della semifinale d'andata dei play-off. Il terreno di gioco dell'Adriatico è pesantissimo, difficile reggersi in piedi. Catania gioca bene, si difende con ordine e mette paura ai padroni di casa con un gran tiro di Cordone finito sul palo. Lo 0-0 sembra il risultato più scontato, considerato anche che il Pescara si vede davvero poco dalle parti di Jezio. Nel finale però la beffa, bolide dalla distanza di Suppa e vittoria ai biancocelesti di Ivo Iaconi. Pescara-Catania 1-0. Catania può e deve ribaltare la situazione di svantaggio e dal Cibali scende in campo nel return match col Pescara deciso a vincere. Nervi sin troppo tesi, però, paralizzano il gioco dei rossazzurri che proprio non riescono a pungere e il Pescara, anzi, a rendersi insidioso con un paio di occasioni. Sul finire del primo tempo arriva il gol liberatorio di Cicconi che scatena la gioia dei 23.000 del Cibali e le proteste dei pescaresi che reclamano per la posizione dubbia dell'attaccante rossazzurro. Qualche istante prima del gol comunque il Pescara era stato graziato dall'arbitro che non ha concesso un rigore al Catania per un chiaro fallo di mano in area. A parità di risultati nella doppia sfida, tra contestazioni da una parte e salti di gioia dall'altra, il Catania conquista la finale in virtù del miglior piazzamento in classifica nella regular season. Catania, Pescara, 1-0. E adesso il Taranto. La squadra di Simonelli fa meno paura del Pescara, ma ha il vantaggio di giocare in casa il match di ritorno. Un'intera città sostiene il Catania. I 25.000 che riescono ad entrare al Cibali e tutti gli altri sportivi rossazzurri che da casa, in TV, seguono col fiato sospeso la finale che vale un posto in Serie B.
Non è una gran partita dal punto di vista spettacolare, ma c'era da aspettarselo. La posta in gioco è davvero alta e non si può pensare allo spettacolo. Occorre vincere. Graziani e Pellegrino hanno preparato bene la partita della vita, così come è stata definita dallo stesso presidente Riccardo Gaucci. Tutti i ragazzi della Rosa sono a disposizione dei due tecnici, nervi tesi dopo il fischio d'inizio. Il Catania vorrebbe esprimersi al meglio ma non riesce a farlo, bloccato più dall'emozione che dagli avversari. Il Taranto, nelle cui fila spicca l'ex rossazzurro Marziano, si limita a contenere gli attacchi dei padroni di casa. In avvio di ripresa alla svolta, angolo di Amoruso, pallone che arriva sui piedi di Fini, controllo preciso e sinistro da Cineteca. Un gol strepitoso, tanto bello quanto importante. Succede nient'altro sino alla fine del Catania si aggiudica il primo round. Catania-Taranto 1-0. Mi preoccupa l'ambiente, mi preoccupa insomma che è una finale, che dovremo fare una grande battaglia. Sono loro che devono fare la partita e noi dobbiamo essere bravi nello stesso tempo a metterli in difficoltà e pungerli in contropiede. 7 giorni dopo si va a Taranto per la partita di ritorno. In Puglia la comitiva rossazzurra trova un'atmosfera arroventata. Le polemiche per il dopo partita dell'andata e l'importanza di questi 90 minuti hanno fatto salire la tensione alle stelle. Il Catania è accolto davvero male. C'è un clima intimidatorio che metterebbe in crisi chiunque. Non i ragazzi di Graziani e Pellegrino, che scendono in campo senza alcun timore e disputano una partita eccezionale, senza errori né sbavature. Sulle tribune 2000 fedelissimi hanno voluto essere presenti, nonostante i rischi e le difficoltà oggettive della trasferta, per gridare Forza Catania. Lo stadio Iacovone è ovviamente gremito. Il pubblico di Taranto vede il traguardo lì a due passi e attende il gol che potrebbe capovolgere la situazione. In caso di sconfitta del Catania con un solo gol di scarto, si andrebbe ai tempi supplementari. Se il risultato non dovesse cambiare, sarebbe promosso il Taranto. Attendono invano i 28.000 tifosi tarantini, attendono un gol che non verrà mai. È un Catania forte, sicuro di potercela fare, tatticamente perfetto. Giocala! 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 Corre soltanto un rischio Iezzo nel finale per un tiro di Galeotto ed il successivo colpo di testa di un evanescente e nervoso Riganò. Poi il triplice fischio del signor Mazzoleni che dà il via ai meritati festeggiamenti.